aveva letto un articolo su Scientific America dove c'erano sti atrofili americani che si facevano, parliamo degli anni 60, quindi atrofili che si facevano da soli lo specchio, non sapevano neanche ora dell'esistenza della malattia. C'era internet. Non c'era internet, cosa vuol dire? Allora avevo comprato dei due dischi di vetro, l'abrasivo, e al solito avanti così, e avevo provato a fare un 20 cm. E allora, dai e dai, lo faccio, ma non mi veniva mai, mi veniva sempre il bordo, la parte bordo non perfetta. Cosa succede? Che esce sul giornale un articolo che c'era proprio il Virgilio Marconcolo. Allora, caspita, dico, cioè, allora c'è un maestro qua, persona che è la terraferma, veneziano. Allora prendo il telefono e faccio il numero di Marconcolo. Fatta età mi risponde lui, che era giovane. Era giovane. Cioè, parliamo credo 66 76 anni fa, 76 forse, mi risponde io. E allora io dico: senta, sono Marconi, io sono un astrofilo, qua sto cercando di fare uno specchio ma non mi viene bene così così perché c'è il bordo che non viene buono. E allora lui, molto diciamo comprensibilmente, mi dice: sa, noi abbiamo i nostri sistemi segreti. Cosa ti vuol dire? Venga da me che le faccio io uno specchio buono. Ha detto grazie, e come ho detto, questa roba mi dà un po' per carattere, invece che scoraggiarmi e andare dal signor Marconi, mi dà stimolato. Mi ha stimolato molto di più che non allora vai, a un certo punto riesco a ottenere uno specchio buono, mi ricordo era un F6, richiamo il signor Marconi, dico: senta Marconi, allora guardi, penso adesso di aver raggiunto un risultato decente, però non so giudicare. Va, allora ci apriamo il treno, e siamo andati, e lui mi ricorda ha guardato sto specchio e mi ha fatto i complimenti. Mi lo guarda? Ti sei lì. Errori di gioventù. Era estate, era torso nudo, molto sportivo, mi ricordo, era torso nudo, era estate, ha fatto prima c'era. Ed era molto scenografico, sì. Fa tutto, prepara il test e effettivamente ha detto: no, guardi, va bene, l'ha fatto. E mi ricordo che ha chiamato papà, Virgilio, aveva anche io, cioè, complimenti, ha fatto così, eccetera. E questo dopo siamo diventati anche amici. Certo, certo, no, no. È stato merito suo. Per dispetto, beh, allora, qual è il segreto? Non c'è nessun segreto, io sempre guarda, puoi dirlo anche a alcuni che sono messi a farli dopo, non c'è nessun segreto per fare queste cose qua, e non solo queste e anche altre. Mi vuole un qualche cosa, mi pare di dire col coglioni, ma perché qui costanza, ma una cosa occorre, bisogna che una persona già da piccolo giocando eccetera che si impratichisca con le mani, perché occorre teoria e pratica fuse assieme, allora viene fuori l'artista. Se invece c'è solo una delle due cose non funziona, lui sicuramente le ha tutte e due ad altissimo livello.